Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Sono con Stefano Lava, come sempre, pronto a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Si gioca per il campionato, per i tre punti. Sarà una partita tutta da seguire, Stefano. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Perdono palla banalmente. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Gran palla in mezzo. Ottima la lettura da parte del difensore. Sbairacli. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Situazione affollata in vetta, con più squadre racchiuse in una manciata di punti. Si preannuncia una bella lotta per il titolo. Eh sì, sono in... Prova la conclusione. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. Vediamo cosa fa ora. Possesso palla per gli avversari. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Muovono bene il pallone. Ha metri per correre. Ha un'autostrada a disposizione. Occhio! Potevano indirizzare subito il match dalla loro parte se avessero sfruttato meglio questa occasione. Probabilmente l'attaccante era ancora freddo. Tutta la partita per rifarsi, però che occasione. Non deve lasciarsi condizionare ora da questo errore. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Viene da una doppietta che gli ha dato morale e fiducia, la condizione ideale per esprimere al meglio tutto il suo talento, la sua classe in zona gol. I difensori avversari dovranno fare molta attenzione. Passaggio che non giunge a destinazione, palla in out, sarà rimessa con le mani. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Intervento efficace. Intervento fondamentale in area di rigore. Smith. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Grande parata questa. Palla in out, sarà dunque calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Mamma mia, cosa ha fatto qui? Recupera palla con un contrasto deciso, ma corretto. Cercano spazi. Occasione per passare in vantaggio. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa, la sua. Eh sì, Pier.
non può concedersi distrazioni o sono guai. Palla messa in mezzo. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Oggi vorranno dare continuità alla bella vittoria ottenuta nell'ultimo match interno. Non sarà semplice oggi. Troppe crepe in difesa, come dimostra il 4-3 rimediato nel turno precedente. Credo che una sconfitta sia il risultato più probabile per Luigi. Il portiere in presa sicura. Gran tiro, comodo l'intervento del portiere. È in buona posizione per difendere dall'attacco dell'avversario. Lascia partire il tiro. Gol, si sblocca il risultato. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar il proprio marcatore, eh sì. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pallone perso. Il risultato favorevole gli consente occasione. Arbitro che assegna il calcio di punizione. La distanza è notevole, vedremo se proverà lo stesso la conclusione in porta. Ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Può metterla in mezzo. Buono il cross, attento il difensore che allontana. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. A caccia del gol del pari. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Bel passaggio. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Conclusione murata. Mette in mezzo, ma non granché qui l'intervento del difensore. Senta il tiro, pallone fra le braccia sicure del portiere dopo la respinta sulla linea. Hanno corso davvero un bel rischio. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Prova a sfruttare le corsie. Continuano a far girare il pallone.
Contrasto riuscito, palla che rotola via. C'è spazio per andare. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Riescono a recuperare il possesso. Può metterla dentro. Ha recuperato il pallone senza fallo. Sta per arrivare il momento del cambio. Intervento pulito, fa suo il pallone sulla fascia. Occhio alla ripartenza. Attenzione, pericolo. Gol giunto al termine del contropiede perfetto. Avevano l'occasione per colpire in contropiede e non l'hanno sprecata. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. C'è la rimessa con le mani. Occhio all'avanzata. Possesso perso. Ottima lettura difensiva. Possesso regalato qui. Non ce la fa, deve arrendersi. L'infortunio non gli consente di continuare. E qui Pierre è già pronto il cambio. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Beh, immagino che la restituiranno alla squadra avversaria adesso. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Fuori, sarà fallo laterale. Sbairacli. Prova a sorprenderlo. Nessun problema per l'estremo difensore. We've had a pair of car keys handed in at reception. A pair of car keys and a wallet. If those are your items, please collect them. C'è l'errore, perdono palla. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Può avvicinarsi alla porta. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ha un'autostrada a disposizione. Che tuffo nel...
portiere. Possono sfruttare questa occasione per portarsi avanti. I tifosi ci credono. Pallone in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Prova a far partire il tiro. Buone notizie per loro, hanno trovato il gol del vantaggio approfittando anche di una difesa tutt'altro che impermeabile. Sono la peggiore del campionato, e beh, motivo ci sarà. Un risultato davvero inaspettato fin qui, Stefano. Tutti li davano per sicuri perdenti e ora sono addirittura in vantaggio. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. E questo gol pesantissimo, molto probabilmente reciderà la gara. Sì, non vedo come gli avversari possano recuperare, manca troppo poco alla fine. Smith. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Occhio a questo lancio. Pallone in profondità. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Smith. Occhio, cerca l'area di rigore. Il pallone è uscito, sarà rimessa. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro. C'è il tocco corto. Posizione ideale. Occasione d'oro. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Ancora 5 minuti da giocare. Arbitro dice che è fallo. Si ripartirà dunque con una punizione. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Niente da fare, qui il portiere controlla. Regala qui il pallone. Concessi 4 minuti di recupero. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Merito di tutta la squadra, si muovono bene senza palla e sanno farla girare. Decisamente, Pier. Stanno dettando il ritmo della partita. C'è stanchezza nelle gambe della squadra, ma ora non c'è tempo per riposare. Devono vincere questo match e devono farlo per il proprio pubblico. Lo stadio è una bolgia, c'è un tifo infernale, potrebbe essere il momento della svolta. Può andare. Finisce qui, nulla da fare dunque per gli ospiti che escono dal campo battuti. Un passo falso figlio di una prestazione sottotono. Analisi semplice per quanto mi riguarda, non è stata la loro miglior partita. È tra i più attesi oggi, si trova di fronte alla sua ex squadra. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale.
si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Vi do il benvenuto a questa telecronaca con me, come sempre, Stefano Nava, pronto a commentare gli aspetti tecnico-tattici della gara. Il campionato è grande protagonista quest'oggi. Partita che promette di regalare emozioni dall'inizio alla fine. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Possesso perso. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Non è andata bene per loro l'ultima volta in trasferta, oggi hanno la possibilità di riscattarsi. Sono convinto che l'allenatore abbia lavorato per migliorare la fase difensiva dopo la sconfitta per 3-1 nel match precedente. Se sarà riuscito nel suo intento, oggi possono puntare al pareggio. Pallone riconquistato agli avversari. Era una gara speciale che attendeva da tempo, non si è parlato d'altro nei giorni scorsi. È un ex della gara, prima volta per lui contro la squadra dove ha militato fino a poco tempo fa, e questo ovviamente è un ulteriore motivo di interesse. Sono gli inconvenienti del mestiere, se così vogliamo chiamarli, di un professionista. Oggi sei qui, tra un anno potresti ritrovarti da un'altra parte con addosso un'altra maglia. Giocare contro la sua ex squadra è sicuramente un'emozione particolare, una volta che però l'arbitro fischia, e beh, tutto svanisce. Per 90 minuti si pensa solo alla partita e a dare il massimo in campo. Collins. Puntuale qui il difensore nel recupero. Si butta in avanti. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Collins. Occhio al suo movimento. C'è l'errore, palla recuperata. Attenzione perché è pericoloso. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Occhio qui. Posizione ideale. Sfugge qui al difensore. Prova a piazzare. Ed è il primo gol della gara. Replay che ci mostra l'azione del gol giunto al termine di una fitta rete di passaggi. Ha poi calciato con l'interno a giro dalla media distanza, vanificando l'intervento dell'estremo difensore. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Guadagna metri. Grande intervento del difensore. Pallone invitante. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio che guadagna, può andare uno contro uno col portiere. Risolve una situazione molto complicata. Ecco il gol del vantaggio che ci viene mostrato anche da un'altra angolazione con questo replay. Colpisce la traversa, non è finita. Sfortuna, imprecisione, chiamala come vuoi, ma fatto sta che solo i legni gli hanno negato il gol del pareggio.
with the owner of the silver hatchback with the license plate GR55JKK. Please contact your nearest. Palla consegnata agli avversari. Guadagna metri verso l'area. C'è l'errore, perdono palla. Evans. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Collins. Evans. Stanno vincendo, fitta rete di passaggi, non hanno ovviamente molta fretta. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Pallone perso. Buono il movimento, palla al piede. Tocco impreciso, pallone recuperato. Williams. Puntuale qui il difensore nel recupero. Occhio a questo lancio. Ha provato la soluzione di potenza, ma non è andata come sperava. L'attaccante si è trovato a tu per tu col portiere, ha calciato forte. Poteva fare sicuramente meglio qui, anche se la palla non è uscita di molto. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Occasione! Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Può crossare da lì. Collins. Evans. Gran palla, pericolo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Ecco il replay dell'azione che ha portato al gol. Hanno ubriacato la retroguardia avversaria con questo tiki-taka prolungato. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Comincia ora il secondo tempo. Taglia fuori sul pressing avversario. Efficace fin qui i passaggi. Collins. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Che classe questo giocatore! Grande classe, direi. E invece finisce per perderla. Mette palla in profondità per il compagno. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Grande parata, super portiere. Si ripartirà con il corner. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Super portiere qui, l'alza sulla traversa. Sarà nuovamente calcio d'angolo.
Occhio al corner. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara. Rivediamo il gol, tutto nato da questo tiro dalla bandierina. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Il punteggio adesso è di 2-1. Possesso palla per gli avversari. Può avvicinarsi alla porta. Tira respinto dal difensore. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. A metri per andare. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Crossa nel mezzo. Attacco che svanisce. C'è il pressing sul portatore di palla. Buona l'intuizione qui. A campo sulla fascia. C'è spazio, occasione. Ottima la copertura del difensore. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Opportunità. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Rivediamo meglio l'azione del gol. Da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente nell'occasione. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata. Bravo. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Può andare. Fanno girare bene palla per sorprendere la difesa avversaria e cercare la rete che ridurrebbe lo svantaggio. Non può sbagliare. Conclusione murata. Ci sarà una sostituzione. Occhio al tiro della bandierina. La spazza via. Ha mancato il bersaglio di parecchio. Da qui a sua parziale scusante va detto che c'era pressing su di lui. Non ha potuto girarla come avrebbe voluto. Difficile fare meglio, credimi. Evans. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite. Andiamo a sentire lo studio. I padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore. Ha spedito la palla in rete. Ha incrociato la conclusione, vanificando l'intervento del portiere. Risultato che torna in perfetto equilibrio. 2-2 al 69esimo. Grazie, puntuale come sempre. Si fa saltare facilmente. Può metterla in mezzo. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche.
Ci sono metri per andare. Occasione per accorciare le distanze, attenzione! E c'è la presa sicura del portiere. Occhio all'avanzata. Contrasto eccezionale. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Riconquista il pallone con un buon intervento. Tocco di ritorno. Tacco robusto. C'è spazio per andare. Potrebbe andare al cross. Bravissimo qui il difensore che recupera. Possibilità per la ripartenza. Grande intervento del difensore. Cerca di bucare per il compagno. Prosegue la sua azione. Il portiere in presa sicura. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Buono il contrasto, recupera il pallone. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bravo qui a smarcarsi. E sarà ancora angolo. Ha disputato una gara eccellente come le previsioni e merita questa standing ovation da parte dei suoi tifosi. Palla verso il centro dell'area. E c'è la traversa. Possono ripartire in contropiede. Decidono di non correre i rischi, si affidano al giro palla nella propria metà campo per difendere questo risultato prezioso. Pallone recuperato. Occhio a questo lancio. Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo, il gol può arrivare da un momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziato da queste immagini. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non... Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Hanno offerto una prestazione meno brillante del solito, eh sì. In altre occasioni sarebbe bastato loro poco per trasformare questa sconfitta in almeno un pareggio. Oggi però non ce l'hanno fatta, no. Prestazione di altissimo livello.